cultura più grande in questo momento sia la continuità. La continuità e l'approccio, direi. Sono due partite che approcciamo la partita in modo troppo soft e in modo sbagliato. E questo secondo me poi ci condiziona nel proseguo del totale della partita, perché se andiamo a vedere in queste due prime partite, i primi due quarti abbiamo sostanzialmente subito gli avversari. I restanti sei quarti, cioè secondo, terzo e quarto, delle due partite abbiamo giocato quasi alla pari, quasi alla pari. Quindi l'approccio è assolutamente da migliorare, ma inteso come durezza mentale e durezza fisica in campo, cosa che poi dopo riusciamo a lunghi tratti anche a mettere. Non siamo riusciti nell'approccio e questo ci ha condizionato in negativo. Secondo me questo fatto condiziona in negativo anche poi la lettura delle partite, perché quando noi partiamo a meno 10, come abbiamo fatto in queste due partite, poi secondo me, questa è un'opinione personale, sembra che poi giochiamo anche peggio di quello che in realtà per dei momenti giochiamo. Ci sono dei momenti in cui siamo discreti in attacco ma non riusciamo a finalizzare, non a caso vedete che siamo tra gli ultimi nella percentuale del tiro da due, e quello ti fa storcere il naso, perché un tiro sbagliato spesso ti fa pensare a un cattivo attacco, ma quando fai dei buoni tiri e li sbagli il rammarico è ancora più grande. Quindi noi dobbiamo assolutamente da domani, cioè da ieri, ancora prima, ma comunque dalla partita di domani, cambiare l'approccio e dare un input alla partita assolutamente diverso da quello che abbiamo fatto finora. E poi c'è, dal punto di vista dei dati percentuali, il problema dei tiri liberi, bassissima. Lasciamo stare il caso clamoroso di Lalanne con 2 su 10, e quello sarebbe bastato per rimettere in sesto la partita. Ma il dato complessivo di squadra è così basso che francamente non ricordo. È un dato che dir negativo è fare un complimento, perché siamo sotto il 50% ai tiri liberi e in Serie A non è né prevedibile né presumibile. Spero sia una congiuntura momentanea, perché in realtà poi tiratori terribili di tiri liberi non ne abbiamo. Abbiamo tutti tiratori medio buoni e assolutamente accettabili. Il caso di Lalanne domenica scorsa è eclatante, ma non gli appartiene. In carriera non ha mai fatto così. Ed è ovvio che è una cosa che ci spezza le gambe, perché come ho già detto nel dopo Pistoia, nonostante Pistoia abbia sicuramente meritato, se noi segniamo i tiri liberi non è detto che vinciamo la partita. Assolutamente sì. Parliamo di domani, arriva Venezia con la vittoria esaltante, sia pure all'ultimo tiro con un canestro cancellato, come sappiamo, dall'Istat Replay con Trento. Poi l'esperienza continentale, questa partita soffertissima dopo 3 overtime, possiamo contare teoricamente sulla condizione fisica, ossia sulla stanchezza. Qualche problema anche per Bramos, Heinz, mi sembra. Come pensi possa presentarsi Venezia e soprattutto come pensi di affrontarla tu? Ma allora, sulla stanchezza credo poco, perché Venezia ha 14 giocatori, quindi giocano 20 minuti a testa, di solito 25, quindi sulla stanchezza onestamente confido poco. Però io credo che noi siamo in grado già domani di fare un passo avanti, anche due rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Prendo in prestito una frase di Velasco che secondo me inquadra bene la nostra situazione. Velasco ha detto: non esistono cose facili o cose difficili, esistono le cose che sai fare e le cose che non sai fare. E noi in questo momento non sappiamo essere duri mentalmente, intendo, per 40 minuti. Ci stiamo lavorando sopra dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico e soprattutto dal punto di vista mentale, e torniamo ai tiri liberi. E sono convinto, e io domattina, stasera voglio andare a letto, domattina voglio svegliarmi con la convinzione certa che ho dentro che noi possiamo vincere la partita. E questa convinzione la trasmetterò sicuramente ai giocatori. È una convinzione che vogliamo condividere con te con assoluto piacere e ottimismo, naturalmente. Parliamo di Marco Giuri. Se doveva e poteva ripagarti della fiducia che ha riposto in lui anche qui a Brindisi, beh, credo che i risultati siano assolutamente confortanti. Però soltanto Marco, l'abbinamento tra lui e Barber in cabina di regia, come pensi possa essere gestito meglio? Secondo me fino adesso è stato gestito molto bene, grazie soprattutto a loro due, perché sono sostanzialmente i due migliori giocatori che abbiamo avuto finora, quindi direi che li abbiamo gestiti bene. È innegabile che noi abbiamo bisogno di un apporto più importante da altri giocatori, specialmente più veterani, che possano dimostrare, come hanno sempre fatto in carriera loro, un po' più di personalità, un po' più di consistenza nei momenti bui, cioè quando le cose non girano abbiamo bisogno che i 3, 4, 5 veterani che abbiamo in campo prendano un po' in mano le redini della squadra, cosa che finora Marco ha fatto molto bene, ma da solo non basta.
assolutamente. A tal proposito, appunto, mi vorrei rilasciare, appunto, come mai alcuni veterani tipo Pepic non riescono ancora ad esprimere quel potenziale in attacco che hanno appunto nel loro bagaglio. Mi piacerebbe sapere, ne ho parlato anche con loro e Pepic è contentissimo della situazione logistica, della situazione tecnica, si trova bene con la squadra. Mi ha detto: coach, abbi fiducia che io arrivo e non ho dubbi che arriverà. Certo, abbiamo bisogno sia lui che come altri, meglio prima che poi, però dobbiamo assolutamente avere fiducia e metterli nelle condizioni di fare quello che poi in sostanza hanno sempre fatto. Siamo costretti ancora una volta a chiederti notizie di Brian, direi. Brian ha fatto la settimana al completo di allenamenti, quindi per la prima volta da agosto ha fatto una settimana di allenamenti al completo e sta crescendo di giorno in giorno. Quindi speriamo di vederlo un tantino meglio domani sera. Non avrei dubbi, sono abbastanza sicuro di questo. Grazie. Già a Milano, ma tu sai che la partita di domani sera è di grandissima importanza, perché un'eventuale sconfitta ci metterebbe in chiara difficoltà andando a giocare anche a Milano domenica l'altro. Dobbiamo giocare. Per cui dobbiamo fare, in modo che il tuo sogno si realizzi. Dobbiamo giocare tra 24 ore con Venezia, a Milano poi ci penseremo. Step by step. Forse è stato meglio alla fine perdere queste due partite, ma tentare di perdere non è meglio, tutto sommato sapevamo tutti e nessuno può disconoscerlo che avremmo avuto un inizio di campionato difficilissimo, lo sapevamo meglio del possibile. Se noi avessimo un valore aggiunto, innanzitutto Dani sta migliorando giorno per giorno e speriamo presto di poterlo aggregare, quindi già questa è una buona notizia. Condivido pienamente il discorso che hai fatto te, l'inizio è terribile perché sappiamo tutti che Torino e poi abbiamo domani Venezia e poi Torino abbiamo Milano. Torino vincere anche in Europa. Ma non bisognava aspettare che vincesse in Europa, Torino, Milano e Venezia probabilmente arriveranno nei primi 5-6 posti. Perfetto. Assolutamente. A Pistoia, lo dice la storia degli ultimi anni, di solito non ci vince nessuno e sapevamo che l'inizio era terribile. Questo non ci deve far perdere di vista l'obiettivo che è quello che ho detto prima. Domani giochiamo con Venezia e noi dobbiamo metterci il sangue per provare a vincere, perché se giochiamo bene possiamo vincere la partita. Hai in mente un ranking di questo campionato dal punto di vista dei valori? Credo che da quel poco che si è visto finora, perché poi noi ovviamente il nostro lavoro, noi guardiamo, io e il mio staff, dico 8-10 partite alla settimana, quindi ne abbiamo già viste diverse, quasi tutte di squadre. Credo che quest'anno più dell'anno scorso ci siano 8-10 squadre che hanno qualcosa e molto in più delle altre 5-6 squadre che lotteranno per non stare all'ultimo posto. Credo che quest'anno il divario possa essere un pochino più netto del passato. Una valutazione sul capo d'Orlando? Allora, Capodorlando ha avuto in mezzo a due partite sicuramente negative, ha avuto il turno preliminare di Coppa che ha superato. Secondo me, siccome sono una squadra anche abbastanza giovane, il turno di Coppa superato potrebbe avergli prosciugato un pochino di energie e quindi magari hanno messo in campo, presumo, non lo so, non voglio fare il professore, presumo da lontano una faccia peggiore di quella che sono in realtà. Questo può essere successo in virtù del passaggio a tu.